E dicevamo in apertura di puntata che ha parlato anche Marotta al Festival dello Sport. Paolo. Sì, un evento Gazzetta, ha parlato in un'intervista a Fiume Beppe Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, si è concesso anche per più di un'ora, ha toccato tanti temi, era evidente come una domanda fosse rivolta alla questione Lukaku, quindi cosa pensasse delle dichiarazioni di Lukaku, che di fatto ha detto come prossimamente si leverà qualche sassolino dalla scarpa, spiegherà il perché non ha scelto di proseguire con l'Inter. Gli è stato anche chiesto cosa ne pensa dei 50.000 fischietti che aspettano appunto il belga a fine ottobre in Inter-Roma, e alla fine anche una simpatica domanda tra chi preferisse tra lui e Icardi, tutto in questa clip. Non credo, anche perché credo che invece che una decisione importante di accettare o meno una proposta da parte dell'Inter non possa dipendere solo da un momento, bensì da un rapporto che viene vissuto nell'arco praticamente di alcuni anni, come nel caso suo, dove c'era un rapporto di grande fiducia, di grande gratificazione, di grande rispetto, di grande riconoscenza per lui. Quindi da parte nostra la coscienza è assolutamente a posto. Non c'è una componente societaria che gli sia mancata di rispetto, quindi non vedo cosa si possa creare come polemica. Assolutamente la polemica è una polemica sterile su cui noi non vogliamo cadere. Non lo so, cioè non credo che possa dire delle cose, ma comunque è liberissimo di farlo, cioè, ci mancherebbe. Ho sentito di questa iniziativa di 50.000 fischietti che dovrebbero... 50.001, ecco. Consideriamolo una situazione, insomma, ecco, un po' che va gestita bene, ecco, nel senso che, come ho detto, dobbiamo avere la capacità di vivere il presente come un momento in cui dobbiamo concentrare le nostre forze. E anche il fatto che i tifosi si lasciano andare a questa cosa significa un po' magari creare una distrazione in un momento della partita in cui forse fare il tifo per i nostri giocatori risulta essere importante. Ma siccome giustamente il tifoso, non solo perché paga il biglietto, ma ha diritto anche di manifestare, di criticare, direi in modo molto civile, democratico, qualsiasi cosa avviene nel rettangolo di gioco, questa è una libera scelta che deve essere assolutamente accettata. Paletta rossa Lukaku, paletta verde Icardi. No, come sono altre cose, non ho dubbi che la paletta verde ce l'aveva data Icardi, perché chiaramente... Ecco, allora, parto da Massimo Brambati. Ci sono tanti spunti da queste parole ascoltate di Marotta. E, allora, magari io partirei con l'ultima, la provocazione, ma meglio Icardi o meglio Lukaku? E lui dice Icardi. Max. È la sua opinione. È la sua per opinione te? Rispettabilissima, e logicamente ha vissuto in prima persona all'interno di un gruppo una situazione, e quindi dà giustamente il proprio giudizio e esprime il proprio parere. Poi è logico che le campane vanno sentite tutte e due, e tutto qui. Poi ha ragione a dire che i tifosi pagano il biglietto e quelli che entrano allo stadio in modo civile e democratico possono sicuramente, hanno il diritto di manifestare il proprio disappunto o manifestare insomma la propria opinione fischiando, battendo le mani, incoraggiando i propri beniamini, eccetera eccetera. Non credo che ci sia un qualcosa di strano che ha detto Marotta in questa manifestazione. È logico che ognuno si tiene le proprie opinioni e solo i diretti interessati sanno esattamente come sono andate le cose, perché poi quello che succede all'interno di uno spogliatoio e all'interno di un gruppo lo sanno solo quelli che hanno vissuto il gruppo e lo spogliatoio. Ah, assolutamente sì. Filippo, tu che vivi e racconti l'Inter tutti i giorni, sicuramente Lukaku non è andato via dall'Inter nella migliore maniera dei modi. Quale? La prima o la seconda? Ecco, capire questo. La seconda, nel senso, la società finalmente entrambe riesce a trovare l'accordo col Chelsea proprio anche dopo tutto quello che era successo prima, e poi tu vai via in questo modo senza dire nulla. Sì, no, ma la mia era una battuta. Assolutamente. È chiaro che quando lui parla del meglio Lukaku o meglio Icardi,
Cioè, io ho parlato di questa situazione anche qualche giorno fa, prima che facessero la domanda a Marotta, e io l'ho pensata e la penso come la pensa Marotta. Poi Marotta non ha spiegato perché preferisce il modo in cui è andato via Icardi rispetto a quello di Lukaku, ha scelto almeno peggio. Lukaku l'ha fatto due volte. Icardi ha avuto dei comportamenti probabilmente nello spogliatoio che non sono piaciuti. C'era anche il discorso di Vandanara che andava comunque in diretta in televisione a parlare dello spogliatoio, di quello che succedeva all'interno dello spogliatoio. Diceva che i compagni di Icardi erano scarsi. Cioè, vai a dire a Perisic in televisione che è scarso, sai, questo si arrabbia. E poi magari chiede al marito di chi l'ha detto delle spiegazioni, no? Poi magari i rapporti si incrinano, cominciano i malumori e poi succede quello che è successo. Però, sai, Icardi, pur con tutte queste contraddizioni, con tutte queste, non voleva andare via dall'Inter. Cioè, poi è successo che è andato in tribuna, la fascia di capitano, la storia la conosciamo tutti. Lukaku invece è andato via due volte professando amore per la maglia. E quindi è reiterato il suo comportamento e anche un pochino più ambiguo. Icardi ha fatto la prima donna, semplicemente quello, senza prendere posizione nei confronti della moglie, che diciamo andava un po' a spiattellare quello che succedeva nello spogliatoio in diretta TV, che è una cosa che non si fa. Però tra i due io sono d'accordo con Marotta, il meno peggio è Icardi. E tra l'altro ti dico, dopo 4 anni, 2019, 2023, sarebbe 2024, io me lo riprenderei. Ok, sì, okay. Io lo riprenderei. Poi dopo sono curiosa di fare un giro di ospiti, capire se sul campo, no, chi sia veramente più performante dei due. Thomas, io mi ricordo le didascalie, tra le tante polemiche, le didascalie che Lukaku aveva messo nella sua bio di Instagram, per esempio, no? Certo, certo. Cioè, proprio anche a rimarcare. Probabilmente poi il tifoso sicuramente non sarebbe stato felice se lui fosse andato via alla Roma, o dove poteva scegliere di andare, però in questo modo, no, e quei 50.000 fischietti te li chiami anche. Sì, a prescindere da questo, però è, come diceva Filippo prima, il comportamento che è sbagliato. Io veramente faccio fatica e ancora oggi non riesco a capire come un giocatore possa fare queste cose qui. E ognuno è libero di andare a giocare dove vuole, per l'amor di Dio, perché sono dei professionisti. Se hanno delle offerte migliori, è giusto che ognuno fa le proprie decisioni, però stai zitto, non parlare. Non puoi vincere un campionato e metterti sulla macchinina cabrio con la sciarpa dell'Inter, I love you, me, Milano, la mia vita, il mio cuore, e il giorno dopo vai al Chelsea. Non si fa questo, perché prendi in giro le persone, ok? Siccome l'Inter è una bella piazza, è una società importante, prendi in giro le persone, e questo non è corretto. Torni. Sì, allora scusa però, sì. Allora scusa però, Fiero, scusami, prego. Ti interrompo un attimo. Certo. Allora, se tu mi parli di quando è andato via la prima volta, che ha messo la sciarpa, è andato, allora non, se questa considerazione la facevano i dirigenti dell'Inter, non avrebbero dovuto ripuntare sul giocatore. Sicuramente. Avrebbero dovuto lasciarlo dove era. Bravo. E stavo allora la valutazione dell'uomo, scusami, la valutazione dell'uomo, sì, la fai tu, vuoi che non la facciano dei dirigenti esperti come Ausilio Marotta? Probabilmente l'hanno fatta sbagliata. Sì, sicuramente. Perché se poi nella, sono d'accordo con allora, te su e questo. E allora scusa, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Va benissimo, va benissimo. Però la cosa ancora più grave, stavo finendo appunto il discorso, Massimo. No, questo, no, ho capito che è la cosa più grave, però lui torna. Se uno ti tradisce una volta, ti può tradire anche perfetto, la seconda. Allora, bravo. Allora non mi devo neanche stupire. Esatto. Allora io mi metto nelle condizioni di essere tradito nuovamente. Certo, certo, ma io ti stavo arrivando a quello, Massimo, mi hai interrotto, ma stavo arrivando proprio a quello. La seconda volta che viene ripreso, e io non l'avrei ripreso, quindi sono d'accordo con Massimo, perché uno che fa questo lo rifà, perché sappiamo bene, quando uno tradisce il vizietto ce l'ha sempre. Non l'avrei ripreso, grandissimo giocatore, perché nessuno può giudicare, perché questo qua in 8 partite saresti ha fatto... arrivato in finale di Champions senza Lukaku? Ma non è questione di arrivare in finale o non arrivare in finale. Beh, no, è anche questione di quello. Però voglio dire, cioè, Lukaku ha fatto comodo a fine anno, sì, eh? Sì, ma non ha giocato per 6 mesi, però come Brozovic non ha giocato per 6 mesi male, poi ha fatto comodo. E io, come dice Massimo, come dice ognuno pianga, io non l'avrei ripreso, e per me è un giocatore fortissimo. È fortissimo, guai quando loro dicono Icardi, io Icardi o Lukaku. Lukaku tutta la vita, io. Poi ognuno ha la sua opinione, non c'è problema. Però
ritorni e fai tutto questo, chiedi scusa, la curva, non curva, e poi ti ricomporti ancora così, perché l'Inter sta trattando con il Chelsea e tu vai a parlare con Milan e Juventus, questo è grave, ragazzi, e continui a dire Milan no, Juve no, e tu hai trattato con Milan e Juve. E allora un tifoso come si deve sentire? E anche la società Inter in questo caso. Però sono d'accordo con Massimo quando dice te lo sei voluto riprendere, ti ha fatto comodo, sì. ora ti arrangi. Okay, però, è un po' però è questa non, ragione, sì, ma però, è questo che volevo dire. Sì, ma qua. Sicuramente, ma quando Marotta fa questa cosa o Asilio fanno questa cosa qua, sanno benissimo quali sono i rischi, importa poco che non sia lineare nei suoi comportamenti. Certo, certo. Cioè, poi alla fine ti interessa se ti fai il giocatore, gol, bravo, ma, ti okay, interessa il ti gioco. Fai gol, se no non lo vai a riprendere, certo. Ma soprattutto quando Lukaku va via la prima volta, Marotta e Ausilio sanno quello che succede, ma se non arrivano i 115 milioni non lo danno. Certo, quindi certo. Non è che sono stupidi che sono lì a dire no, Lukaku ci ha tradito. Sì, a Lukaku ha fatto questo, intanto io mi prendo 115. Perfetto. No, okay. No, ma io non ho. Io, scusami però, Filippo, io non sto parlando di quando lui va via per quei 115 milioni. No, ma io parlavo con Thomas. Sto parlando di quando tu l'hai ripreso. Certo. No, ma infatti, quando no, ma io sono d'accordo con te. Ma anche quando tu lo riprendi, allora le valutazioni si fanno: valutazione tecnica, valutazione economica e valutazione comportamentale. Sì. Giusto. Sai che hai una mina vagante, e quindi secondo me, ma questa è una mia opinione. Ok, per esperienza lo dico, perché nel piccolo ne ho viste di situazioni del genere, nel piccolo, dove non è che fanno i titoloni, perché c'erano di mezzo squadre sicuramente inferiori all'Inter, al Chelsea, eccetera eccetera, però giocatori che si rimangiano la parola quando stanno entrando nell'hotel per firmare, ne ho viste infatti Max, allora io ti dico sapendo che il giocatore è questo, io l'unica cosa che non avrei fatto a giochi tra virgolette fatti, scusate il gioco di parole, io non avrei diciamo così spiattellato in giro che andavo dal Chelsea, che trattavo, che cercavo di riportarlo a casa. Io avrei agito sotto traccia, di modo che se lui poi non fosse arrivato, io non mi sarei esposto e non mi sarei esposto a quello che poi è successo, tutto qua. No, ma quello ci sta, però io sinceramente non sono d'accordo con Thomas. Io dopo la prima volta, nel momento in cui l'ho venduto a 115, posso riprendermelo per un anno a 8 milioni di prestito, in un pagato momento in cui non ho soldi, in un momento in cui non posso prendere la punta da 40-50 milioni, in un momento in cui so che il giocatore comunque in Serie A fa la differenza, me lo riprendo. Ma certo. Io ti dico di più. Ti è costato 25 però, però ti è costato un prestito, ti è costato 25 perché 8 più gli 8-9 che davi a lui... Lordi, 23-24 milioni di prestito li hai pagati. Sì, in totale, Max, hai ragione, però allora no. Ripartiamo da qua, ragazzi. È comunque stato un prezzo conveniente, poi sì, è chiaro, come no? Ma io rispetto ai 115 dell'anno prima, io ho un'opinione tecnica su Lukaku che è la stessa di Fierro, Per allora, me Lukaku è uno dei migliori che c'è là davanti. Sono d'accordo. Ripartiamo da qua, ragazzi. Attenzione, perché al 22esimo la sblocca l'Italia, Paolo. Sì, sblocchiamo finalmente il risultato. Tra gli applausi di Luciano Spalletti, un gran gol di Giacomo Jack Bonaventura. Si disimpegna molto male in fase difensiva di costruzione il Malta. Recupera l'Italia con Di Marco per Ken, che poi al limite dell'area prova a dialogare con Bonaventura, che si va più a prendere la palla che riceve un assist di Ken, riesce a mettere con un tiro a giro un po' alla Del Piero sul lato più lontano alle spalle del portiere di Malta. Molto bello il gol del numero 8 dell'Italia, tornato tra i convocati dopo svariato tempo. Una conferenza stampa commovente, quella del prepartita per Bonaventura, che aveva dedicato questa convocazione al padre scomparso neanche un anno fa, e ridebutta con un gran gol, 1-0. Sì. Non si ferma più Bonaventura, perché sta segnando tanto con la Fiorentina, sta facendo prestazioni di livello, gran bel gol, guardate il posizionamento del portiere di Malta. E poi posso dire anche bello proprio alla luce di quello che ci diceva Paolo, assolutamente. No? Cioè proprio assolutamente, bello per un giocatore uomo. Sensibile, no? Lo dimostra ampiamente. Allora, detto questo però, io ritorno a parlare delle dichiarazioni di Marotta. Dovevamo sentire Tiziano Crudelli e Franco Lonetti. Allora, Tiziano, riparto da te. Sul piatto della bilancia pesa più il fatto che Lukaku sia l'uomo, Lukaku, l'attaccante che comunque ti svolta la partita, o pesa più il potenziale rischio del secondo tradimento che poi è arrivato, ma tu a Borigine non potevi saperlo? Sul piano comportamentale
Le scelte sono state fatte bene. Ok. Se devo mettere sul piatto della bilancia i valori tecnici dei giocatori, lui è uno dei giocatori, dei bomber più bravi in assoluto. Per cui, anche perché poi fra l'altro l'Inter ha il merito di aver trovato una soluzione là davanti molto produttiva, con Lautaro che ha segnato 10 gol, quindi non ne risente per un'eventuale mancanza di gol di Lukaku. Quindi ribadisco, sul piano sul piano del comportamento non bocciato in toto. Okay. Sul piano tecnico qualche dubbio, anzi non mi ha lasciato dubbio, lo ritengo molto forte. Certo, quindi è diciamo senza che poteva pesare, ma l'Inter è stata brava perché ha trovato una soluzione alternativa. Quindi comunque Franco, Tiziano dice, corre il rischio perché Lukaku magari è anche uno dei fautori che ti hanno permesso di giocarti la finale di Champions. Guarda, le due opinioni espresse da Filippo e Massimo possono sembrare in antitesi, oggettivamente lo sono, però poi è una questione di utilità, cioè l'Inter lo sono, no? No, perché Massimo diceva, io dirigente dell'Inter so come si è comportato, non vado a cercarlo. Beh, lui diceva tutelati, in realtà tutelati, diceva fai in modo che non trapellino troppo Filippo, le informazioni. Quello siamo d'accordo, però Filippo dice una cosa importante e mi trovo d'accordo, cioè l'Inter che ha pochi soldi ha l'opportunità di riprendertelo con un prestito, e sappiamo il peso tecnico, le realizzazioni di Lukaku, e se hai l'opportunità lo riprendi. La cosa certa ad oggi è che la situazione non è finita qui, perché le parole di Marotta, a parere mio, non sono assolutamente una pietra tombale. Lukaku ha già annunciato, l'ha buttata lì, insomma, se racconterò, se dovessi raccontare, dirò cose scomode, vedremo se poi Lukaku aggiungerà un'ulteriore puntata. Sinceramente, avendo seguito l'affair Lukaku, perché comunque contatti con la Juve quest'estate ci sono stati, il comportamento di Lukaku non è mai stato adamantino nella prima esperienza dell'Inter e nella seconda esperienza, perché quest'estate oggettivamente lui che cosa fa? La prima volta che va via dall'Inter probabilmente, anzi sicuramente, aveva il Chelsea dietro. Quest'estate lui ha avuto degli abboccamenti, ha parlato, ma non aveva la squadra che l'avrebbe portato sicuramente. Infatti con la Juve ci sono state discussioni, poi sappiamo la querelle con il Chelsea legata a Vlahovic. Non aveva la squadra anche perché il Chelsea fino all'ultimo ha chiesto tanti soldi che gli servivano per i bilanci, e quindi poi valeva 40 milioni, chiedeva 40 milioni. E il Chelsea non offriva i soldi che la Juve voleva eventualmente per la cessione di Vlahovic. Ma al di là della Juve non aveva tanto mercato, perché era un giocatore che nell'ultimo anno ha saltato 6 mesi, ha fatto un brutto mondiale perché era infortunato, si è ripreso a fine anno, ha comunque 30 anni, sta andando per i 31 e costa 40 milioni più i 12 di ingaggio. Più 12 di ingaggio. Quindi è chiaro che infatti la Roma alla fine si presenta con l'Europa League, non neanche con una squadra che gioca la Champions, si presenta e se lo prende in prestito esattamente come ha fatto l'Inter l'anno scorso, più o meno con le stesse cifre. Perché il Chelsea apre al prestito, diciamo, nell'ultima settimana di mercato per non tenere il giocatore che non rientrava nei piani, l'ingaggio e tutto quanto. Quindi la mossa di Lukaku in estate secondo me è stata ancora più azzardata rispetto alla prima fuga dall'Inter, se vogliamo. Bisogna risultati pratici alla mano, non ne ha risentito assolutamente l'Inter del fatto che non abbia Però Lukaku vedremo più avanti. Noi dobbiamo giudicare lo stato attuale, più avanti vedremo. Tanto adesso ribadisco, Lautaro ha segnato 10 gol. Max, non sei d'accordo? E l'Inter è l'attacco più forte del campionato. Lo dici tu, nel senso che è vero, segna 12 gol, però c'hai solo un giocatore che ti segna 12 gol. Secondo me il sostituto di Lukaku o Dzeko in effetti non è mai arrivato, perché Arnautovic, secondo me, pesandolo a livello tecnico e a livello insomma di spessore come giocatore,
è sicuramente inferiore, poi magari ci dimostrerà il contrario, però ad oggi è inferiore sia a Lukaku che a Dzeko. Ma Dzeko e Lukaku perfettamente... hanno fatto vedere negli anni, sia alla Roma che all'Inter, hanno fatto vedere che sono capaci di caricarsi la squadra sulle spalle. Lukaku nell'Inter di Conte ha portato l'Inter allo scudetto e Dzeko con l'Inter di Inzaghi, che è stato praticamente insieme poi a Lukaku nel finale il trascinatore dell'Inter in finale di Champions League. Ha perfettamente ragione secondo il mio punto di vista, però ribadisco ancora una volta la scelta effettuata allo stato attuale delle cose, poi vedremo, non ha arrecato dei problemi all'attacco dell'Inter. Sei d'accordo, Filippo? Che l'Inter ha cambiato gioco, ha trovato delle alternative nella fase offensiva che hanno prodotto e stanno producendo dei risultati concreti. Poi più avanti vedremo. Ma io alla lunga sono d'accordo diverso, nel senso, però secondo me bisogna precisare cosa? No, non precisare, bisogna vederla in una maniera diversa, nel senso che Lukaku sarebbe rimasto, ma sarebbe stato preso anche Thuram. Cioè non erano alternative, cioè non erano in alternativa. No. L'Inter comunque Thuram lo seguiva uguale, quindi avere un attacco con... Infatti il sostituto di Lukaku non è Thuram. Appunto, cioè avere un attacco attuale con Thuram, Lukaku e Lautaro, al di là del quarto che poteva essere Sanchez o Arnautovic, se non lo so, però Thuram, sicuramente non Arnautovic perché i soldi non ci sarebbero stati per Arnautovic e forse neanche per Pavard, però... avere Lukaku, Lautaro, Thuram e Sanchez, mettiamo Sanchez, insomma, Thuram, Lautaro, Lukaku, carta, nessuno, anche la coperta adesso non ce l'hai, bisogna sulla vedere il reparto offensivo. Sulla carta però, scusami Tiziano, sulla carta si è detto anche all'inizio del campionato, ma lo dico tuttora io, che sulla carta l'Inter, secondo me, è la squadra più attrezzata per arrivare fino in fondo e magari vincere. Però sta di fatto che sulla carta adesso è già dietro, che è già dietro, non è davanti, è dietro. Sì, ma il paradosso non è già dietro perché là davanti manca qualcosa. E là dietro il perché paradosso, abbiamo un allenatore, niente. Il paradosso è che ha subito dei gol, pochi, 5, ma li ha subito, sono stati i gol determinanti. Decisivi. È preso ci dobbiamo fermare, ragazzi. Rimaniamo sempre in. Però, essendo realista, credo che sia una cosa abbastanza difficile. Nella Champions League ci sono dei fattori che concorrono e non sempre la squadra più forte vince. Ci sono quelli che definisco circostanze favorevoli, il fatto di affrontare un avversario in un momento particolare, magari in cui ci sono degli squalificati, degli infortunati. Affrontare un avversario che il sorteggio ti ha aiutato a essere magari alla tua portata. Quindi c'è un insieme di vari fattori che ti portano paradossalmente a dire è quasi più facile vincere la Champions che il campionato. Il campionato è comunque una corsa a tappe dove assolutamente chi ha vinto meritatamente. Quindi? E quindi io sono per campionato. Campionato. Quindi questa Esatto. Allora, commentavamo, cioè in realtà era una roba che stavo pensando e poi Filippo mi ha anticipato, che sembra un po' un vigile. Sì. Cioè io mi aspettavo magari una cosa più calcistica, non lo so, fischietto, cartellino rosso, però, una però cosa ha girato quella rossa e questo mi preoccupa. Allora no, Tiziano, paradossalmente, dice Marotta, paradossalmente è più facile andare avanti in Champions perché non sai che squadra ti può capitare in che momento. Tu sei d'accordo? No. Tu sceglieresti il campionato o Champions da vincere? No, io scelgo la Champions. Così diventano 8. Sì, con 8. noi siamo a quota 7. Appunto, 7 poi siamo esperti in materia, quindi ti dà un prestigio e soprattutto ti procura dei ricavi notevolissimi. Economici. Che possono consentirti di avere un bilancio in grado di poter fare poi degli acquisti molto competitivi, insomma. Ma Massimo, magari Marotta, premettendo che la Champions, tra virgolette, paradossalmente è più facile da vincere, allora dice: preferisco vincere il campionato perché tanto comunque l'anno scorso sono andato avanti in Champions e quindi... È più facile vincere la Champions? Così lui ha detto paradossalmente in Champions puoi trovare magari l'incastro più facile. Ma cosa io veramente? Che cosa ne pensi tu, Massimo? Infatti ha vinto tante Champions. Ma no,
Ma io penso che l'Inter abbia molte più possibilità di vincere lo scudetto, lo scudetto è anche una corsa lunga che alla fine secondo me ha pochi ingredienti che riguardano la fortuna. La Champions secondo me raggruppa un po' tanti episodi che capitano durante la stagione. Ricordiamo che la Champions poi a dicembre si stoppa, si riprende a fine febbraio-marzo, quindi ci sono in mezzo 2 mesi e mezzo in cui le squadre possono avere una metamorfosi atletica, fisica, tattica, perché c'è di mezzo un mercato. Il campionato invece è una strada lunga che percorri, non si ferma mai, e credo che forse è un filino più meritocratica. E insomma, Inter e Milan, io fino all'altro giorno dicevo anche il Napoli, comincio a avere dei dubbi sul Napoli, però Inter e Milan secondo me sono le squadre più attrezzate per arrivare fino in fondo al nostro torneo. Beh, anche perché effettivamente in questo momento la classifica recita proprio così, le due milanesi in alto e poi a seguire. E tra l'altro poi in conclusione della nostra puntata magari parliamo anche di questo armistizio ADL Garcia, per chi possa essere interessato inizio già a lanciarvi Pax la chicca. Pax armata, sì. Più grande. Mamma mia, mamma. Ecco, senti, Franco, visto che siamo già da te. Queste diatriba, no? Campionato, scudette, campionato, quindi scudetto, Champions, e quindi un titolo che pesa sicuramente tanto anche a livello economico, come diceva Tiziano. A livello economico non c'è nemmeno da mettere. Non c'è paragone. Mi sembra evidente. Il campionato è una corsa lunghissima che può perdonarti alcuni passi falsi, delle situazioni in cui magari non sei in vena in giornata. In Champions, se sbagli la partita o sbagli 20 minuti, rischi di uscire fuori. Poi il paradosso di Marotta ci sta, è un discorso da dirigente. È chiaro che poi l'Inter ambisce alla seconda stella, ha un team forte, una squadra secondo me assolutamente tra le candidate per aspirare allo scudetto, però insomma la Champions l'anno scorso l'Inter l'ha vista da vicino, ha fatto un grande exploit. Non è detto che tutte le annate succedano queste cose. Non credo neanche ai discorsi è una squadra più europea o più da campionato. Ci sono tante caratteristiche e situazioni. Credo che l'Inter però abbia buonissime possibilità ma soprattutto non è che tutti gli anni ti capita anche un girone o un sorteggio favorevole come l'abbiamo avuto noi, perché bisogna dirlo, brava. Vabbè, ma l'anno l'Inter scorso all'inizio dei sorteggi nessuno dava per favorita l'Inter, bene il girone stavo spiegando che noi dovevamo uscire dal girone, poi dopo la sorte ci ha anche un po' aiutato, ma senza perché ci ha messo in un girone parte, dove ci sono stati sorteggi con Manchester City, tutti dalla parte. Certo. Noi abbiamo incontrato, con tutto rispetto, Benfica e Porto, che tra l'altro non perdevano in casa, eppure siamo riusciti con a andare avanti. Tremori sul finale. E siamo stati bravi lì, però abbiamo avuto anche un po' di fortuna arrivare lì. Thomas, pensavo anche dicessi il Milan. No, quando siamo arrivati in semifinale era tutto scontato, non era il problema. Tanto lo sapevamo. E fai le battute, perché non dici che il Milan ha rifilato 4-0 al Napoli e ha eliminato il Napoli, il Napoli che ha dominato il Napoli, vincitore dello scudetto, nettamente. Assolutamente. Ha vinto lo scudetto, guarda caso, a proposito del discorso del signor, come si chiama il dirigente, quel dirigente lì che ha parlato adesso? Marotta. È la dimostrazione che tu puoi andare alla grande in campionato e non riuscire a combinare però nulla. Dobbiamo fermarci, ragazzi. Però è anche consapevole Marotta, e giustamente lo dice, che è più facile vincere questo campionato che lottare in Champions. Hai più opportunità. Ho una domanda per Filippo, ma ho la pubblicità, quindi Filippo la tengo in calda. Ovviamente non devi fare segni di scongiuro, eccetera. Aspetta, era una premessa la mia. L'anno scorso siete arrivati in finale di Champions, l'anno prima siete arrivati a un passo dallo scudetto e poi alla fine il Milan ve lo strappò in un qualche senso. Cioè mi stai vuoi far piangere? No, quindi quest'anno, no? È l'anno buono, tu credi, ovviamente, facendo tutti scongiuri il caso, che
l'Inter abbia trovato la sua formazione adatta? Visto che prima dicevamo Lukaku alla fine sì, manca, però l'Inter ha trovato un suo equilibrio. No, ma l'Inter è una squadra costruita quest'anno palesemente per cercare per vincere il campionato, ma nessuno ne fa mistero. Marotta lo dice, l'obiettivo è la seconda stella, Inzaghi in conferenza stampa iniziando lo dice, l'obiettivo è vincere lo scudetto. Cioè nessuno fa mistero del fatto che l'Inter sia stata costruita per vincere il campionato. Sì, sì, la mia domanda era proprio riferita alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato. No, infatti io dico, sono d'accordo, cioè penso che a parte qualcosina in attacco, perché ne abbiamo parlato prima, siamo tutti d'accordo su questo, penso che l'Inter abbia costruito una rosa di due giocatori per ruolo, anche il portiere, cioè hai il portiere titolare che è Sommer, in panchina è un giocatore di 26 anni che è Odero, che ha fatto il titolare in Serie A per tantissimo tempo con la Sampdoria. Adesso le presenze esatte non le so, però tanti anni titolare con la Sampdoria, ha solo 26 anni. Dai un minuto a Tizi te le dice. Quindi voglio dire, hai costruito la squadra per quello, poi è chiaro che l'obiettivo è quello. La Champions è imponderabile, nessuno l'anno scorso avrebbe pensato, soprattutto dopo aver visto il girone, che l'Inter sarebbe arrivata in finale. Certo. Nessuno avrebbe pensato che Milan e Inter si sarebbero incontrate in semifinale con la possibilità di andare in finale. Ma nessuno avrebbe pensato che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con tanti punti di vantaggio e si sarebbe trovata nei quarti col Milan con la possibilità di andare in finale. E prima della partita tutti dicevano che il Napoli era favoritissima per andare in finale. Quindi la Champions è una cosa imponderabile, quello che succede succede, tu cerchi di passare turno per turno, quindi adesso l'obiettivo è passare il girone e poi dopo vediamo. L'obiettivo principale, che nessuno nasconde, è il campionato e quindi se tu mi chiedi, credi che l'Inter possa vincere, io dico certo che ci credo perché è stata costruita per quello e spero che quest'anno, dopo due anni senza averlo vinto, che si vinca. Ecco, ma quindi... Qual è la vera Inter? E la mia domanda non è posta a caso a Paolo Marcello, perché qualcuno ha risposto in merito. Esatto, facciamo rispondere Marotta, gli si chiede qual è la vera Inter, appunto, quella che per esempio ha schiantato il Milan 5-1, quella che si è fatta rimontare in casa per due volte, perdendo con il Sassuolo e pareggiando con il Bologna. Sentiamo la risposta di Marotta, che adduce anche al fatto che il calendario di adesso sia bello intriso di appuntamenti, e sprona anche un po' Inzaghi tra le righe a fare un po' di turnover. Ascoltiamo. Ma la vera Inter è, a parte il fatto che spesso veniva coniugato il detto Inter pazza, no? Quindi probabilmente questo è un nel DNA, ci sono anche queste situazioni un po' altalenanti, però al di là di questo io credo, come vi dicevo, che proprio una stagione che è ricca ed è, c'è una compressione di impegni che non sono solo quelli del club ma anche quelli delle nazionali a cui partecipano e devono rispondere i nostri giocatori. Oggi in questo momento abbiamo 18 giocatori che sono impegnati nelle loro rispettive nazionali, quindi è normale che anche dal punto di vista agonistico, diciamo psicofisico, ci siano dei cali di tensione, delle stanchezze che devono essere assolutamente sempre gestite nel modo migliore, ma qui ci deve pensare da parte della società, ma sicuramente lo staff tecnico. Sicuramente adesso c'è da gestire veramente un momento di stanchezza legata veramente a una compressione di appuntamenti che si susseguono continuamente. Però riteniamo di avere una rosa competitiva, una rosa numericamente di qualità tale da dire anche a Inzaghi di poter gestirla come crede, con i migliori modi. Io credo che tutti i giocatori siano utilizzabili senza avere alcun rimpianto. Allora, Max, riparto da te. Ah, scusami, Thomas, volevi... No, sorridevo. Ecco, ti congelo un secondo, prego. Max, Marotta esorta Inzaghi in un qualche modo a fare turnover. Ha ragione, non ha ragione? Inzaghi lo ascolterà? Ma ha le proprie ragioni, evidentemente vede l'Inter come la vedo io. Beh, col Bologna nel abbiamo visto qualità... l'Inter... No, io penso che la qualità dell'Inter con le cessioni e gli acquisti che ha fatto si è ben distribuita e si è però un po' livellata al basso. Secondo me sono stati persi giocatori come io continuo a risottolineare Skriniar, anche se tutti quando dico Skriniar dicono che l'ultimo periodo non ha giocato, ho capito, però ha giocato tutti gli altri anni, ha giocato, è stato nella difesa che ha vinto lo scudetto. Io parto da quell'Inter, quell'Inter lì ha perso secondo me 3-4 giocatori, tra cui Skriniar, Lukaku, Dzeko e Brozovic, che avevano delle caratteristiche particolari
che sono stati sostituiti da altrettanti calciatori che hanno altre caratteristiche e che forse a livello di personalità, di esperienza, devono ancora un po' maturare. Però a livello numerico, secondo me, l'Inter ha giocatori e ha, tra virgolette, una seconda squadra in tutti i reparti. La verità e la domanda, secondo me, da fare è: la squadra, diciamo così, tra virgolette, titolare, può essere sostituita con gli stessi risultati da quella, tra virgolette, che è un po' fatta da seconde linee? Ad oggi io ti dico, secondo me, no. Cioè, nel senso che quando l'Inter gioca con gli effettivi, con quelli che ha in testa Inzaghi come titolari, ci sono dei risultati, ma non solo dal punto di vista del risultato numerico, ha dei risultati anche di personalità in campo, di squadra che crede nella vittoria, eccetera eccetera. Quando giocano un po' le seconde linee, qualcosa perde, a mio avviso, ma questa è la mia sensazione che ho avuto, no, vedendo poi quasi tutte le partite dell'Inter. Sicuramente, sì, Max, però dimmi un'altra squadra di Serie A che ha una seconda squadra, esatto, forte, no, come l'11 titolare. No, certo, ma infatti la forza c'è. Il campionato italiano, e non credo che ci sia. Sì, però qua stiamo parlando di un campionato, di una stagione appena iniziata. Ah, e quindi le seconde linee, molte seconde linee sono nuove. Quindi Max ha ragione, quando in questo momento entrano le seconde linee, fanno fatica perché non sono abituate, a parte Pavard. Cioè, che Filippo, Filippo, scusa, ti dico quello che dicevi tu prima. Sì. Allora, l'anno scorso davanti tu avevi Lukaku, Dzeko e Lautaro. Cioè, lascia stare che Lukaku magari non l'hai avuto all'inizio, però nella fase finale della stagione, dove poi l'Inter si è messa a fare anche risultati consecutivi in campionato, è perché avevi questi tre giocatori che fondamentalmente pesano là davanti, perché io, se sono un difensore, scusami, ma se devo marcare Arnautovic, Sanchez, ma persino anche Thuram, sono meno preoccupato che se devo marcare Lukaku, Dzeko e Lautaro. Questi tre a me preoccupano, se devo essere io il difensore marcatore a marcare uno di questi tre. E quindi oggi come oggi, secondo me, pesa un po' meno là davanti il diciamo così, la seconda linea, ecco. È vero, no, ma io ma se parliamo solo del reparto offensivo siamo strad'accordo, okay. Anche se poi effettivamente Lukaku ci ha aiutato alla fine, perché per sei mesi non lo abbiamo visto, è rientrato prima del mondiale perché doveva andare al mondiale, ha fatto il mondiale, ha giocato 50 minuti al mondiale, si è rifatto male. Lui come Brozovic hanno avuto questo tipo, certo, di stagione, no? Poi alla fine ci ha dato una mano enorme perché eravamo settimi. Col suo rientro, suo e quello di Brozovic, l'Inter ha avuto delle rotazioni importanti, Lukaku ha giocato bene, l'Inter è arrivata terza facendo un filotto di 7 vittorie in 8 partite, 8 vittorie in 9 partite, non mi ricordo. Però quello che volevo dire è che l'Inter di Inzaghi, quando sta bene, è bellissima anche da vedere, segna tanti gol, è una squadra che vince le partite dominando l'avversario. Quando però non, la squadra non è al 100%, e qui non è un fatto solo di seconde linee, anche quando giocano i titolari, perché col Bologna ha giocato i titolari, il problema è che se non sei al 100% non ti vengono più quei movimenti, fai fatica a entrare in partita, non hai soluzioni alternative e alla fine paghi, ti deconcentri e poi succede come col Sassuolo e succede come col Bologna. Filippo, adesso e concludo con Thomas, che poi abbiamo la pubblicità, ragazzi. Concludi anche con Tiziano, perché vorrei dire anch'io qualcosa. Vedendo le partite dell'Inter, no? Poi non voglio sempre andare contro Inzaghi, Filippo, tu lo sai che. Però adesso analizziamo la partita col Bologna, no? Sei 2-0, prendi due gol, giusto? Mi togli una punta per una punta, perfetto. Io dico, ma puoi ogni tanto non essere schematico e cambiare qualcosa, inventarti qualcosa di più? No, perché questo pesa, Filippo. No, hai ragione, lunga, però pesa. Tiziano, ragazzi, che abbiamo la pubblicità. Ti spiego perché. Anche Mkhitaryan lo metti un po' più avanti, o metti Sanchez dietro le due punte. Inventati qualcosa. Hai preso due gol, devi vincere la partita a San Siro. Ti devi inventare qualcosa. Ecco perché io mi arrabbio che questo allenatore è limitato. Per questo motivo. È schematico. E non c'è niente da fare, Filippo. Fermi. Questo è il mio pensiero. Ogni allenatore è limitato in qualche modo. Tiziano, rischia, fai qualcosa. Io non voglio far Bastian contare, ci mancherebbe altro. Esprimo la mia personalissima opinione.
che si basa su dei dati di fatto, sì, che sono i numeri. L'Inter in casa ha segnato 14 gol, 14, e ne ha subiti 5, in che casa sono quelli che ha subito nelle 8 partite, perché fuori non ha subito neanche un gol, ma ne ha fatti 7. Questo che cosa vuol dire? Che l'Inter, quando gioca in casa, che ha giocato fra l'altro 5 partite in casa, e fa il gioco offensivo, si sbilancia e lascia spazio alle squadre avversarie di poter ripartire e segnare dei gol. Questo può essere individuato come una lacuna, soprattutto dal punto di vista tattico, cosa che non avviene in trasferta, perché in trasferta non ha subito nessun gol. Però un allenatore un pochino più capace di cambiare alcune situazioni, c'è essere meno schematico, Corona parla di dieci altri nomi nuovi coinvolti nelle scommesse. Ma chi saranno questi nomi? E vedete, Corona presso altri nomi di 10 calciatori. Paolo, abbiamo un testo da leggere? Sì, andiamo a leggere le parole di Fabrizio Corona, poi dopo vi faremo... vi daremo anche le ultime sullo stato d'animo di Tonali, quello che sarebbe trapelato da appunto come si sente l'ex Milan, le parole del papà di Fagioli che tira tipo un grido d'aiuto nei confronti anche del figlio, insomma, comunque capitoli anche molto toccanti per ragazzi che, ripetiamo, vanno dai 20 ai 23 anni. Questo dice Fabrizio Corona, da cui è nato un po' il tutto. Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, dice Corona, 5-6 procuratori, ci sono pure le bische clandestine. Non posso fare nomi, altrimenti vengo indagato. Presto svelerò pure la fonte. È lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Sono coinvolti altri giocatori della nazionale e pure dei presidenti. Il problema è che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema, giocano prima le slot, blackjack, poi le bische, diventano vittime della malavita. Io so di questi, ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della Serie B. Ricordiamo sempre che qua non stiamo... intanto gol dell'Italia 63esimo minuto, segna ancora Berardi, questa volta con il destro, molto bravo Berardi, andare col piede debole per anticipare la battuta, 3-0 Italia. Ripetiamo sempre che qua non entriamo tanto nel tema di quanto i giocatori possano giocare, i giocatori sono liberi di giocare e scommettere, devono farlo però su siti legali, e per quel che concerne i giocatori di calcio non devono scommettere sul calcio. Sì. Allora, sul calcio vuol dire non scommettere su competizioni FIGC, UEFA, esatto, e FIFA, cioè sì, non solo sulla propria squadra, sul calcio in generale. Vuoi scommettere sulle bocce, sul curling, sei liberissimo di farlo, su siti legali, se no va incontro alla violazione dell'articolo 24, questo mi sembra fuori di dubbio. Max, tu che il calcio l'hai giocato, ci puoi anche magari, non lo so, spiegare, cioè io immagino che loro abbiano giocato, dicono, per l'adrenalina. Questa non è una giustificazione assolutamente, cosa che si era già verificata in passato, anzi forse anche in maniera più grave, visto che alcuni giocatori avevano scommesso proprio sulla propria squadra, su partite che potevano andare a influenzare. Non è questo il caso, ovviamente adesso dobbiamo aspettare gli accertamenti. Tu che cosa pensi di questa questione? Ma che sono state compiute delle leggerezze, che sicuramente ci sono delle persone all'interno di questo gruppo che hanno delle patologie, questo è sicuro, che sono stati tirati dentro. Io però voglio far fare una riflessione un po' a tutto lo studio. Sì. L'Inghilterra ha la Premier League, che è il torneo più importante che c'è in Europa e quello che pesa di più economicamente in tutta l'Europa rispetto alla Bundesliga, alla Ligue 1, alla Liga Spagnola, al nostro campionato italiano, che è uno di quelli che vale meno. L'Inghilterra è la patria delle scommesse. Voi pensate che in Inghilterra ci sia stato solo un calciatore in Premier League, in tutta la Premier League, che giocava a fare le scommesse sul calcio e addirittura ne ha fatte 25-26 sulla propria squadra, che si chiama Tony del Brentford, a cui sono stati dati 8 mesi di squalifica a cavallo dell'estate, quindi vuol dire che lui a gennaio già torna a giocare. Sì. Vi faccio questa domanda: secondo voi
in Inghilterra c'è stato un solo giocatore? Allora io vi dico già, io ve la do io la risposta, sì. Non c'è un solo giocatore, no, la verità è che in Inghilterra non ci sono, non scorrazzano i corona di turno, non li fanno scorrazzare. La verità è che i giocatori che giocano ci sono, ma vengono allertati attraverso la società, attraverso i presidenti, attraverso i direttori sportivi delle varie squadre, dove vengono multati in modo molto salato e dove non viene fuori mezza parola di quello che succede in Inghilterra. Perché? Perché altrimenti il prodotto Premier League perde quota. Perché in Inghilterra vogliono proteggere il proprio prodotto, non fanno uscire niente e nessuna notizia riguardante calciatori che giocano, se non casi eclatanti dove c'è un giocatore, ribadisco, Tony del Brentford, che ha fatto 286 scommesse in un anno, di cui 26 le ha fatte sulla propria squadra, sì. Cioè questo qui neanche se gli mettevi le manette si fermava. Ma io terra ci sono queste situazioni, sì. che vengono soffocate all'interno tramite società, presidenti, direttori sportivi che multano i giocatori, altrimenti ti dicono: sai cosa c'è? Te li squalifico 3 anni. E allora perdere giocatori che prendono tanti soldi, che costano tanti soldi, che portano il prodotto Premier League ad avere un valore sicuramente più alto di tutti i campionati che ho menzionato, vale di più che fa, perché ricordiamoci anche questo, che nel penale questa cosa è veramente irrisoria. Noi stiamo parlando di un qualcosa più a livello sportivo che penale, certo. Perché penale è una multa, il penale si ridurrà tutto a una multa. Poi con questo non voglio dire che non siano dei coglioni, perché sicuramente, però ricordiamoci anche che hanno 20-23 anni, e io qui ho indicato come responsabili, e mi ci metto dentro anch'io, i procuratori, perché i procuratori che dovrebbero curare gli interessi dei giocatori dovrebbero anche, se ci sono giocatori che non hanno le famiglie che sono così vicino, dovrebbero cercare di curare un po' quello che succede all'interno della vita privata del calciatore stesso. Allora, a me non è mai successo, perché all'epoca non c'era il telefonino, all'epoca si giocava a brisco la chiamata, e quello che perdeva erano 50.000 lire a brisco la chiamata. È vero. Però io dico, vabbè, poi se c'è una chiamiamola dipendenza, malattia, allora si entra in un altro tipo di discorso, però non credo che tutti i giocatori che hanno giocato, che hanno scommesso, siano ludopatici. Cioè ci sarà qualcuno sì e qualcuno no. E poi soprattutto... No, ma infatti io non parlo di ludopatia, eh. No, ma io dicevo... Filippo. Sì, no, io lo so. Ludopatia per me è una cazzata, nel senso, se uno è ludopatico che si vada a curare. Certo. Ragazzi. Ma io sono d'accordo, ma io vado a prendere un po' il campione generale, no? Visto che pare che ce ne siano molti che hanno fatto questa cosa. Ci sarà sicuramente qualcuno che ce l'ha come... chiamiamola malattia, io non so, non sono un medico, quindi non voglio entrare in un discorso che non conosco, però una dipendenza che va curata, e invece c'è, invece, secondo me, chi gioca perché ha annoiato. No, non è che annoiato, non ha cura delle regole, ok? Non rispetta le regole. Cosa grave. Cosa molto grave. Io credo che dei ragazzi di 23-24 anni che giocano in Serie A, credo che siano anche abbastanza grandi da decidere o meglio da sapere cos'è non è giusto fare. Quindi sai che quella lì è una regola che stai violando, non la devi violare, non la violi. Se lo fai, allora è colpa tua. Cioè, poi se tu non sei seguito, se tu alle spalle non hai nessuno, capisco che per te posso però dirti una cosa, scusami Filippo, scusami, vai. È logico che i mezzi di adesso sono questi. Una volta, scusami, ma lo dico che tanto sono da solo, una volta si scappava dal ritiro per andare con la ragazzina, perché una volta la cosa che faceva venire l'adrenalina era uscire dall'albergo dove era in ritiro,
appartarsi con la ragazzetta, certo, di turno, e se ti beccavano cosa ti facevano? Multa. La multa, andavi fuori rosa, veniva fuori un casino. Però non c'era solo la robina lì da fare, c'era proprio l'adrenalina, tutta l'organizzazione, dai ragazzi, andavi capito, a Cagliari, ma non... c'era quella di Cagliari, andavi a Bari c'era quella di Bari, ma a Max, Milano c'era di Milano. Ho capito, ma ho capito. Era quella. Ma al massimo ti dava la multa la società perché tu stavi violando una regola interna alla società, ma non è che altro. Non è che stavi altro. Facendo certo. Qui stai violando ma una regola federale? Altro, ma stavi scommettendo, dai. Filippo, non c'era questa roba qua. Ho capito, Max, ma continua a fare. Ma il giocatore di adesso può continuare a fare quello che facevi tu prima. Ma perché ragazzi, devi andare a scommettere? Sono dei pirla. Perché dovrebbero andare a fare quella roba è lì. Quello, è quello il discorso. Vedi, è quello il perno. Cioè, io mi chiedo perché a 20 anni, 23 anni, sei giovane. Adesso non ho un'età e non ho una. Non mi riferisco a una persona fisica precisa. Sì. Vado in generale, ok? Quindi sono indagati, non c'è nessun colpevole. Quindi vado sul generale, ma io mi chiedo, se tu a 20-22 anni hai la fortuna enorme, quanti di noi da ragazzini avrebbero voluto essere al posto loro? Certo. Detto che per arrivare a quei livelli, già da quando sei ragazzino devi fare dei sacrifici, adesso non li dipingiamo sempre. Comunque non è comunque, tutto. Comunque se a me a 15 anni certo. mi avessero detto vai a giocare in Serie D in Sicilia, io a 15 anni probabilmente di là di casa non sarei andato, quindi comunque ci sono dei sacrifici da fare. Però se hai la fortuna di arrivare nell'Inter, nel Milan, nella Juve, nella Roma, in Serie A, a 20 anni, 22 anni, hai già un grande stipendio, perché devi andare a rischiare tutto violando una delle poche regole che non devi violare? Cioè io questo veramente mi manda scemo, cioè non lo riesco a capire. Puoi fare quello che dice Massimo, puoi divertirti, trovare l'adrenalina in qualsiasi modo, anche magari violando una regola societaria. Scommettendo non sul calcio e su portali legali, non illegali. Esci dal ritiro, Massimo ti prende il dirigente, ti prende nello spogliatoio, ti dici tu per questo mese non prendi i soldi, piuttosto che stai in panchina, vai in tribuna e va bene, la maschera... Ma quella cosa lì che sta venendo fuori adesso non ha proprio senso per me. Non hai bisogno tu di farla, capisci? No.